Con i boiler al Teatro Coccia per Scienze in Atto, un progetto di divulgazione scientifica. Voi siete dei comunicatori, che cosa vi lascia questa giornata? Lavorare con i ragazzi, cosa vi lascia? Io penso che lavorare con i ragazzi ti dà sempre tanto, perché la loro energia, la loro voglia di fare viene trasmessa. Parlando di energia verde, arriva l'energia dei ragazzi, che è verde in quanto fresca e nuova e ancora in via di sviluppo. Una faccia da pannello solare. Dire che l'ha rollato suona male. Non è carino. Però spero che abbia votato Solari. Solari. Ma cos'hai? C'è il tuo iPad con la musica dentro e metti a caso. Solari. No, lui chimica verde ha capito un'altra cosa. Sì. Pannelli solari. Cosa ti aspetti da questa esperienza? È la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi non so cosa aspettarmi. Credo che sarà qualcosa di interessante, anche perché comunque l'argomento che ho scelto io ha vinto, quindi spero che sarà una cosa interessante e cercherò di impegnarmi. ENI ci ha dato la possibilità di collaborare con l'Istituto Donegani per questo progetto scientifico. L'Istituto Donegani, che è uno dei centri di ricerca scientifici più importanti che ci sono in Italia e in Europa, è, tra l'altro è a Novara, un'eccellenza novarese. Io credo che anche il Coccia sia un'eccellenza della città, e quindi mettere insieme per fare un lavoro con i ragazzi il Teatro Coccia e l'Istituto Donegani e l'ENI sia una cosa assolutamente importante, per fare in modo che i ragazzi siano non soltanto solo spettatori ma protagonisti in un lavoro che sarà sia di tipo scientifico che di tipo drammaturgico importante.